Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'ultimissimo gaming headset della ASUS ROG, parliamo del ROG Delta. Un headset da gaming di tipo RGB, come possiamo già vedere dall'illuminazione presente nell'immagine illustrativa nella parte frontale della confezione. È un headset di tipo stereo con driver da 50 mm ASUS Essence e dotato di un Quad DAC ESS che migliora l'audio complessiva sia di gioco sia per ascoltare. Ascoltare la musica, i film e quant'altro. È uno dei primi headset di Asus ROG ad avere anche il bollino, passateci il termine, RS Audio. Partendo dalla confezione, è una classica confezione di cartone di medie dimensioni. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, i vari riferimenti al modello e alla tipologia di prodotto. Nel retro della confezione troviamo ulteriori immagini illustrative che spiegano un po' le principali caratteristiche di questo prodotto. È anche il primo headset da gaming dotato di connessione USB Type-C. Ovviamente nella confezione è fornito anche un adattatore da Type-C a USB 2.0 in modo da sfruttare l'headset ai classici computer che magari non dovessero essere dotati di questo ingresso che è comunque abbastanza recente. All'interno della confezione troviamo una classica quick start guide, un manuale della garanzia. A seguire troviamo un microfono jack 3,5 mm placcato oro con un LED che ovviamente quando muteremo le cuffie andrà in funzione e quindi ci permetterà di capire se abbiamo possibilità o meno di parlare. È un, come possiamo vedere, microfono completamente flessibile. Troviamo anche, come dicevamo, l'adattatore, il cavo adattatore da Type-C a USB 2.0 classico, anche qui placcato oro. A seguire ancora troviamo due cuscinetti di ricambio ibridi con il logo della ROG, come possiamo vedere in controluce. Ed infine troviamo l'headset stesso, che sono che è l'ASUS ROG Delta. Partendo dal design, possiamo vedere un design sicuramente rinnovato rispetto alla serie Fusion. Abbiamo questi padiglioni di forma triangolare abbastanza smussati. La colorazione è una buona fusione tra il color nero e il grigio scuro. Le dimensioni sono medio-grandi, come possiamo osservare. Nella parte superiore troviamo la serigrafia della ROG, Republic of Gamers, su un tessuto in similpelle. Nella parte inferiore troviamo un'imbottitura discreta. Per quanto riguarda la headband, una headband regolabile su varie step, come possiamo vedere. I due padiglioni sono tiltabili e rotabili in modo da calzare meglio sulla testa di ognuno. Nella parte esterna troviamo su un plate di plastica il logo della ROG che verrà retroilluminato insieme al fascio luminoso che segue il perimetro di questa forma triangolare. Internamente troviamo preinstallati i due padiglioni, scusate, in pelle con un'imbottitura davvero molto abbastanza confortevole e morbida. Anche qui troviamo il logo della ROG all'interno dei padiglioni, dei cuscinetti. Le ROG Delta adottano, scusate, dei driver da 50 mm che vengono definiti da ASUS dei driver ASUS Essence. Nella parte inferiore, nel lato sinistro, troviamo il tasto per attivare e disattivare l'illuminazione Aura, quello per diminuire e aumentare il volume e premendo verso il basso, il centro, potremo attivare e disattivare il microfono. Il cavo è integrato nel padiglione sinistro, non è removibile e nella parte finale troviamo appunto il connettore USB Type-C che ci permetterà di collegare le cuffie ai dispositivi già predisposti e compatibili con questo connettore USB o eventualmente dovremo utilizzare l'adattatore incluso nella confezione. Nella parte inferiore invece troviamo l'ingresso jack 3,5 mm per inserire il microfono, come vi mostriamo adesso. E come possiamo vedere ha anche un senso
obbligato il microfono, quindi non avete problemi ad inserirlo o ad estrarlo. Anche in questo caso possiamo portare maggiormente verso la bocca una volta indossato il microfono o tenerlo nella sua massima estensione, così com'è. Comunque, se è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, dove troverete ovviamente ulteriori immagini dettagliate del prodotto, la recensione completa, comprensiva dei nostri test, le nostre considerazioni ed infine le conclusioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.